Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video horror del venerdì. Mi sono preso una piccola pausa da YouTube, ma ora sono tornato. Oggi vedremo assieme 5 clip riguardanti avvistamenti di fantasmi, eventi paranormali e creature che potrebbero essere in casa vostra ed aspettare il momento giusto per farsi vedere, oppure che vi spiano mentre dormite. Ma prima di cominciare vi chiedo di lasciare like, di iscrivervi, di attivare la magica campanellina delle notifiche se non l'aveste già fatto, di leggere i miei pensieri di mezzanotte e di seguirmi su Twitter, i link in descrizione ovviamente, e infine di andare a vedere tutti i video horror che vi siete persi. E ora possiamo cominciare. Prima clip, registrata dalle videocamere di sicurezza il 3 dicembre 2014 verso le 3 di notte, riprende un fenomeno paranormale. Prima la TV inizia a emettere strani rumori di interferenza visibili, poi la sedia inizia a muoversi da sola e a balzare in aria, poi la TV ricomincia a dare interferenze e nel frattempo una strana sostanza esce da sotto il frigorifero e infine si sentono strani rumori e il filmato purtroppo finisce così. La clip sembra molto veritiera, ma sono un curiosone e non vedo l'ora di sapere la vostra opinione nei commenti. Questa clip viene ripresa da una videocamera posta dal padrone di casa, poiché durante la notte sente il pianoforte suonare. Nella clip lo si sente appunto suonare e guardando meglio si può scorgere una strana figura fumosa nella stanza, molto simile ad un fantasma. La clip è molto realistica, ma il vostro pensiero è fondamentale e fatemelo sapere nei commenti. In questa clip un uomo sta camminando in una foresta quando all'improvviso vede una stranissima creatura simile ad un fantasma che emette strani versi e scappa terrorizzato. La creatura in questione, a detta del titolo, dovrebbe essere un jinn, che nella cultura islamica è un diavolo o una creatura demoniaca. Se ne sapete di più, fatemelo sapere nei commenti. Mm-hmm.
Questa clip è stata girata da dei ragazzi arabi che stanno esplorando un posto abbandonato fuori città in cerca, credo, di qualcosa di paranormale. Non sono riuscito a capire ciò che hanno detto, poiché parlano in arabo, e se tra di voi c'è qualcuno che lo sappia parlare o che semplicemente lo comprenda, mi dica il significato di quello che hanno detto nei commenti. Comunque, sembra tutto normale, fin quando con la torcia non illuminano una figura simile umana dalle sembianze di una strega e con due occhi luminosi che noi esseri umani non abbiamo. I ragazzi restano un po' a guardarla sbalorditi, e del resto tutti avrebbero reagito così. E appena si allontana ed entra in un edificio, i ragazzi la seguono ma non la trovano. Non so cosa sia successo dopo, poiché il video durava 17 minuti circa, quindi non potevo metterlo tutto nel video, e ho deciso di prendere la prima parte interessante che ho trovato. Se questo video raggiungi i 30 like, però metterò il link del video nei commenti. Detto questo, voi cosa ne pensate? È bella la clip? È montata? Esprimete la vostra opinione nei commenti. ان شاء الله ما يصير لك الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. هي خلنا ناظر هذا وش فيه هنا، خلنا ناظر وش فيه بيته يا اخي. عقب المطر بيوت تهدمن. اي تلاحظ اي والله بدت تكسر يا اخي. ما ادري ليش احس بنلقى عمال هنا، وانا حسبه في شيء. يا شوف الام، بسم الله تشوفه؟ اي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دائما تسمع صوت صراخ، عرفت؟ ماكن مهجوره تحسبوه شيء. بسم الله بوته تطيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى ابوه ما هي تطلع صوت صراخ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، وش ذا سعود؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وش ذا؟ بسم الله، خلنا نلحق والله ما خليه سعود. بسم الله الرحمن الرحيم، خذ معك عصا سعود. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شفته أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وش ذا؟ انت بنت بنت بسم الله الرحمن الرحيم. انت وقف وقف. Nell'ultima clip di oggi, che sinceramente è una delle mie preferite, si possono vedere dei ragazzi che stanno esplorando un ex manicomio. Sui muri ci sono delle scritte molto brutte che non vi posso tradurre poiché sono veramente volgari e YouTube potrebbe addirittura censurarmi il video. Comunque inizio a sentire dei strani rumori provenienti dal piano di sopra e dopo un po' si fanno coraggio e vanno a controllare e trovano una creatura molto strana che sbuca da una stanza e inizia ad avvicinarsi. Così i ragazzi scappano terrorizzati e il video finisce. La clip è decisamente veritiera, secondo il mio parere, ma vorrei sapere anche il vostro, perché fa sempre bene dialogare. This is like the psych ward. This is where they kept the crazies. What? Did you hear that? Man, that was coming from upstairs. That was coming from upstairs. Let's go see. Go upstairs, go upstairs. Go upstairs, it came from upstairs. It's up the stairs. Oh shit, guys. Go first, man. Shh, shh, shh. No. What the fuck did you come? Because I want to get this shit on video. I want to get this shit on video, man. Did you watch The Asylum? They filmed that same exact thing up here. Ok ragazzi, per questo video è tutto.
mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi e attivate la campanella di notifiche se non l'avete già fatto. Seguitemi su Twitter, leggetemi i pensieri di mezzanotte e iscrivetevi anche ai canali di Marti010 e di Human, tutti i link in descrizione. E a proposito, se siete in possesso di video o clip paranormali oppure ne conoscete qualcuno, non esitate a mandarmeli ovunque, nei commenti, nella scheda community, via email e da oggi anche in direct su Instagram. Io prenderò i migliori e li metterò in uno o più video, citandovi ovviamente. E andate a vedere anche i video horror precedenti se ve li fossi persi e i video di lunedì e di mercoledì, mi raccomando. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima volta e mi raccomando, la notte, se vi svegliate, non guardatevi attorno, chiudete gli occhi e provate di addormentarvi, poiché se non lo fate, una strana creatura potrebbe farvi una brutta sorpresina.